Avere un ospite, devo dire, che ho inseguito per tanto tempo, vi racconterei la storia, un anno e mezzo di inseguimento, manco fosse insomma un'impresa impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi do il benvenuto a Francesco Sarcina. Ehi, Ciao ciao! Fra, come stai? La Mission La Impossible, Mission abbastanza bene. Impossible, la Mission Impossible. Figurati che ne parliamo da veramente un anno e mezzo, da un anno sicuro, da poi è scoppiato il pandemonio, quindi insomma, dovevi fare la tournée anche qua in Sicilia, tra poco ne parliamo. Lascia Intanto, stare. come va? Tutto bene? Bah sì, dai, insomma, ne abbiamo un po' piene le scatole, devo dire, perché veramente non se ne può più. È vero che la situazione è quella che lei è grave, bisogna insomma comunque non abbassare la guardia. Il fatto che comunque adesso si riapra è un buon segno, però il problema è che, sai, riaprire ed avere, fidarsi, no, di gente che siano tutti coscienziosi, ecco, secondo me Lì è c'è un un po' così. inghippo, lì c'è un C'è piccolo un inghippo, inghippo sì. perché qua, un po' per la, cioè, insomma, sicuramente uno si è rotto le scatole, quindi è comprensibile. Dall'altra è anche vero che c'è anche tanta, insomma, stupidità e non si pensa al prossimo, Poco perché senso di teniamo sempre. responsabilità, Eh diciamo, no, ecco. perché pensiamo a noi stessi, ma non pensiamo al È vero, è prossimo, invece bisognerà, vero, insomma, bisogna tenere, insomma, ancora un po' la guardia. è vero, è vero. Senti, Francesco, volevo fare una bella chiacchierata da tempo con te proprio a 360 gradi. Volentieri. Insomma, le vibrazioni ormai, insomma, rock band da 20 anni di riferimento. Ricordavo prima, proprio la vostra capatina in radio tanti anni fa, la prima volta che veniste in radio, e avevate già proprio quel look da rockers anni 60-70 che forse all'inizio era proprio un must vostro, no? Cioè Sì, sì, era sì, quella sì. l'ispirazione, diciamo, iniziale. Però vent'anni di grandi successi, dischi d'oro, di platino. È difficile gestire, insomma, una popolarità importante? Allora, sì, soprattutto quando parlano male di te gli altri, quello è più difficile ancora, quando usano il tuo nome per farsi pubblicità. Allora, è difficile perché, in parte è difficile, perché dipende anche quando tu arrivi, sai. Arrivi dalla strada, quindi comunque arrivi con tante, tante cose che vuoi, tanti sassolini nelle scarpe, no? Che vuoi Di cui toglierti, vorresti liberarti? con tante privazioni. Quindi, comunque, quando arrivi, vuoi anche acchiappare un po' tutto quello che, insomma, di cui ti sei stato privato. E quindi, insomma, è un po' difficile la gestione. È difficile anche il fatto di vedere attorno a te. Gli amici cambiano, gli amici quelli che sono fraterni a un certo punto incominciano a guardarti con occhi diversi, non solo gli amici, anche i parenti stessi, quindi è strana come cosa, quindi a livello psicologico non è facile da affrontare diciamo, il successo, la fama, che poi è più la fama forse, perché in realtà è proprio la visione come gli altri ti vedono, più di come Ma tu, no? Quindi tu. ti viene un po' a volte, in alcuni momenti, una specie di potenza smisurata? Ti senti un attimo al di sopra di tutto? Capita? No. Allora, penso che all'inizio possa capitare, ma quando sei molto giovane, Ah, ok. sicuramente. Quando sei ragazzi, questa cosa accade, ma perché comunque lo sei a prescindere dalla fama, cioè fa parte proprio insomma, del momento, no? Di crescita. Quindi, insomma, cioè, nel senso, una cosa del genere ce l'hai, insomma, no? Al primo rapporto sessuale, già pensi di essere. Quindi, figuriamoci quando ottieni. Certo. Ecco, senza andare poi nei dettagli, però insomma, io penso che insomma sì, sia comunque complicato, però è anche vero che insomma cambiano le ere, cambiano le epoche. Oggi voglio dire, si è famosi e straconosciuti senza fare niente. E È questo è vero, incredibile. questo è Siamo anche vero. pieni di gente che senza arte né parte, eppure. Boh, fanno, capito, un sacco di cose, i follower, oggi siamo, cioè, sai, un tempo si parlava di quanti dischi vendevi Adesso quanti fisici, followers hai? esatto, quanti like hai Quanti like, fatto, è vero. e È vero, è allora, vero, è vero. È insomma, cambiato un quindi, mondo, in effetti. Cioè, da quando voi avete cominciato? Dal 99, mi pare, no? sì, Ufficialmente dal 99. 99 abbiamo fondato, ho fondato Vibrazioni perché non c'erano neanche tutta la band, non eravamo al completo la banda. Diciamo che nel 2000 invece è la formazione attuale. Esatto. Senti, in questo periodo c'è stato anche un buco nero, tipo il triangolo delle Bermude. A un certo punto, per 5 anni siete scomparsi. Cos'è l'esigenza di tirare il fiato, di dedicarsi ad altro? Un momento di riflessione. A proposito, tu dici, parlavi dei rapporti, nei rapporti c'è la cosiddetta pausa di riflessione, che è una cazzata, dice, però insomma, capita. Allora,
il discorso che, guarda, inerente un po' anche prima al discorso della fama e del successo, vieni talmente tanto spremuto e circondato da persone che poi dovrebbero occuparsi di te, prendersi cura di te, e in realtà questi ti spremono. Quindi in tutta questa situazione, e parli con gente che dovrebbe occuparsi di musica per una gestione, no, come dire, che deve andare anche a lungo nel tempo, invece poi ti rendi conto che questi ti vogliono spremere e poi, capito, ciao. E tu invece nella tua, no, nel tuo modo di lavorare pensi invece a fare questo per il resto della tua vita. Quindi questo, diciamo che questo attrito che si crea, questa incomprensione crea sicuramente poi all'interno della banda e dei rapporti interpersonali e amorevoli che si hanno, no, familiari e di supporto, si perde l'entusiasmo. Quando perdi l'entusiasmo, come in una relazione d'altronde, cioè tu vai un po' avanti e devi ricaricare le pile a un certo punto, sì, perché vai un po' avanti così, giusto per, no, portarla avanti la cosa, ma alla fine non fai altro che deteriorare il rapporto. È vero, in una coppia è la stessa identica cosa, cioè, certo, o si parla chiaro, ci si prende delle pause, o se no, e quindi noi abbiamo preferito, prima che fosse troppo tardi e non potessimo più avere la voglia di guardarci in faccia, abbiamo preso una pausa, abbiamo detto, senti, facciamo una bella cosa, blocchiamo un attimo tutta la situazione. E tanto siamo circondati da gentaglia che ci vuole solo spremere e comunque non fa un cavolo. E poi nel 2017 ripartenza alla grande, insomma. Dalla Sicilia. Dalla Sicilia, vero. Prima di tornarci sulla Sicilia per le prossime anche date, speriamo finalmente, hai trovato anche il tempo di scrivere un'autobiografia. Eccolo là, vedi? La Trinacria grande. La Trinacria. Hai scritto anche un'autobiografia, che in genere la si fa tarda età, quando hai... Perché a un certo punto, ancora giovanissimo, uno sente il bisogno di mettersi nel mezzo, perché quello è il titolo del libro? Ma guarda, è il discorso che anch'io pensavo, che effettivamente, ho sempre pensato, guarda, scriverò, ma ho fatto così tante minchiate nella mia vita, ho così tante cose da raccontare, che io in questo, diciamo, fino ai 44 anni di cazzate ne ho fatte così tante che ho detto, forse è meglio iniziare già a scrivere qualcosa, perché sennò poi mi ritroverò a 70 che devo fare un'enciclopedia. Mi è sembrato quindi il caso di capire. Adesso così posso farne altre. Bravo. Che ne ho combinate altre. Quindi secondo volume, ok, va bene. Senti, tra le cose che hai combinato, avete combinato tante belle cose, insomma, in musica, un sacco di festival, dicevamo, tantissimo successo, 5 album ufficiali. Sì. Anche uno dal vivo che fu una specie di spartiacque, ma insomma poi quella è un'altra storia. E ultimamente, dopo il quarto posto, mi pare, a Sanremo nel 2020 con Dov'è, sì, bel successo, bella storia anche quella, un rifacimento del disco Manifesto delle Vibrazioni, dedicato a te che vi aprì le porte del successo, grazie a questa versione che diventò la sigla, no, di una serie TV di grandissimo successo. Quanto ti è piaciuto rivisitare quel cuore pulsante musicale delle Vibrazioni dedicato a te? Per molti Giulia, rimarrà sempre Giulia il titolo. Certo. Okay. Ma sicuramente il fatto di rivisitare un brano è da una parte molto entusiasmante, dall'altra anche molto pericoloso, perché comunque nell'immaginario collettivo è quell'idea di suono, no? Sì. Essendo però un brano che ho scritto in solitaria tanti anni fa con la chitarra e voce, e come è stato scritto così poi è stato proprio preso e musicato, in realtà più che la parte musicale, che in qualche modo è venuta, perché quando una canzone, devo dire adesso senza fare il fenomeno, però quando comunque una canzone è bella, ma perché è bella? Perché funziona chitarra e voce, che è un po' il segreto, no? Certo. Perché molte delle cose attuali che fanno, no, che si fanno, che si sentono oggi, in realtà tu, se dovesse esserci un blackout oggi, non potresti farla chitarra e voce, no? Devi per forza avere il computerino per farlo. Mm-hmm. E invece io posso andare ancora in giro a suonare davanti al falò. Plugged. E che è un po' il segreto di come uno dovrebbe scrivere le canzoni, tra virgolette, d'autore. Però, solo che poi nei falò, tipo a Ferragosto, chi suona la chitarra e canta non cucca, cioè te lo dico perché poi...
No, l'ho anche scritto, infatti, sta Hai roba. visto? Lo so, per No, quello. Cookie l'ultima che rimane, che Esatto. magari Lo ha scarto dei di problemi. tutti. Lo scarto e poi comunque tu a quel punto sei anche un po' bevuto e vai anche lì, Hai nel già finito il senso. repertorio, quindi è già finita la serata, ok. Quelle gnocche che ti Esatto. guardano, poi si eccitano e vanno con quello a fianco e tu sei un po' un pirla che suona. Per questo bisogna sempre portarsi un amico che suona la chitarra, Bravo, che al momento bravo. buono gliela passi, Bravissimo, bravissimo. E capito? quindi dedicato a te. È dedicato a te, praticamente è stato complicato, nel senso, sai cosa, anche ricantarla, perché reinterpretarla, perché sai, in tanti anni cambia anche la Beh, voce, del cambia il modo di dire. 2000, 2003 mi pare la Eh canzone. sì, ero leggermente più giovane. Tutti quanti lo eravamo, tutti Quasi quanti. 20 anni fa, Va quasi 20 anni bene, fa. va bene. Quindi cambia la voce, cambia il modo di interpretarla. Quindi è stato, devo dire, abbastanza, insomma, non facile, ecco, rifarla, però comunque una bella Sì, sfida molto, molto. Devo rifare, dire di no? grande atmosfera, quindi ti faccio i complimenti, te lo dico perché come Grazie. dici tu non è facile, ma è fatta, Ma è confezionata molto bene. Molto, piaciuta. È molto. piaciuta anche perché comunque c'è un modo di cantarla anche un po' più matura, se È vuoi, vero, più è vero, smart. è vero, è vero. E poi comunque ci sono questi archi meravigliosi, Bellissime, insomma. gli archi bellissimi, e poi anche Lavoro. il successo È televisivo, un insomma. lavoro, sì, ma è un lavoro magistrale, devo dire, che ha fatto Will Medini, che è un mio caro amico, collaboratore pianista, insomma, che ha suonato anche con la Nannini, ha fatto, insomma, un po' di cose. Però lui è veramente, devo dire, che dal punto di vista anche arrangiamento orchestrale abbiamo fatto veramente un bel lavoro e lui è molto bravo, quindi abbiamo A fatto, insomma, un proposito di ottimo lavoro. orchestra, ricordiamo i prossimi appuntamenti, Dio piacendo, speriamo, insomma, Covid No, permettendo, speriamo proprio di sì, finalmente. Ti porto i saluti di Gianni Napoli della GN Events della grande. Sicilia. Ci saranno tre date che sono state riprogrammate, le ho segnate: Catania, 24 novembre al Teatro Metropolitan, Palermo, 25 novembre, Teatro Golden, e Marsala, 26 novembre, Teatro Impero, ovviamente Ticket One, Tickettando, eccetera, con l'orchestra del maestro Beppe Vessicchio, quindi Sì, no, e fantastico. speriamo, perché questo è stato il tour più rimandato della È storia della vero, musica italiana, cioè una roba, però noi facciamo come Ushieku, no? Cioè, noi insistiamo, no? Si dice Ushieku, forse no, perché vedo, perché ci insisti, ecco, noi Bravo. insistiamo, prima o poi cazzo ce la Ce faremo, la faremo, ce la dai! faremo, e ti aspettiamo qua anche in radio per ritornare ad abbracciarci, che è una di quelle cose che oltre alla musica ci manca veramente tanto. Grazie Fra, grazie veramente per essere stato con Grazie noi, grazie a Francesco Sarcina delle Vibrazioni, questa è dedicata a a te. Grazie. te, Aqua Version, e a presto. Ciao, buona Ma, musica, ciao Fra, grazie. ciao. Ciao, ciao a tutti voi, grazie. Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andare via e lasciare tutto al fato, fare come un equilibrista che sul mondo sfida il crollo delle sue capacità. Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia. Nome come musica mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a aspetta che arrivi la mia bocca ad allietarti, chissà dove, chissà com'è. Vorrei fermare il tempo per godere delle tue fantasie e ascoltare senza interruzioni. Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia. Nome come musica mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. Sei immensamente Giulia.
mi riempie.